Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter 3 perché adesso siamo dentro il bunker sotterraneo. Quindi siamo sempre al complesso Octon nella montagna occidentale e sempre dalla deposizione di Teresa, dal verbale del congresso, abbiamo le seguenti affermazioni. Farmi credere dalla famiglia Octon fu difficile, ma sapevo che l'unico modo per tirarli fuori vivi da quella montagna era attraversare il sistema di bunker sotterranei. Buona parte del complesso era stato costruito su delle vecchie miniere, cosa che permetteva l'accesso a una fitta rete di tunnel. Avevo sempre pensato che gli Octon fossero paranoici, visto che avevano costruito un intero complesso là sotto. A pensarci ora, capisco che non era paranoia. Eravamo ben nascosti, ma gli NSA stavano arrivando velocemente. E non solo non sapevo la strada, ma avevo anche una donna incinta con me che non si muoveva molto rapidamente. Esattamente, perché adesso ci sarà... Chi sei tu? Dov'è mio padre? Tuo padre mi ha mandato qui per tirarvi fuori dai guai. La tua giacca dice ATF. Chi sei? Ero con l'ATF fino a circa un'ora fa. Il mio nome è Teresa. Sono qui per aiutarvi. Mia madre sta per partorire. Portami da lei. Vi farò uscire di qui, te lo prometto. Mi dai una pistola per proteggermi? No, ti copro io. Vedete, già qua stanno iniziando a tirare granate. Stanno iniziando... Ho bisogno di un momento per piazzare questa roba. E però che palle. Che riescono comunque a farmi quel piccolo danno nonostante tutto. Penso che saremo al sicuro per un po'. Ci sono dei rifornimenti qui intorno che potrebbero servirti. Ti aspetto qui. Ok. E qui adesso ci andiamo a prendere i rifornimenti. Però non mi ricordo se erano qua o dall'altro lato. Ah, ecco qua. Ale. Eccoci qua. Con una bella Falcon. Non mi ricordo che qua c'era qualcos'altro. C'è... Che mira di merda! Sinchia, colpa alla testa? Stai scherzando? Che cazzo? Niente, mi ci vogliono 4-5 colpi per buttarli giù. Resta qui. È pericoloso, ma io conosco la strada. Ti porterò dei visori a infrarossi. Ma porco... Mi è allucinante. Si blocca, non spara. Io posso cavarmela senza. Guardate che bordello che c'è qua. Che struttura pazzesca. Vabbè. Proprio un colpo e mi ha shottato. Non muoiono, cioè...
Madonna mia, quanto gli devo sparare. È incredibile. Il decrittatore sta cercando la password. Ci vorranno solo pochi minuti. Obiettivi sulle scale. Lui ovviamente la password la sa, quindi non c'è problema. Questa mi servirà sicuramente per dopo, perché inizieranno a calarsi anche da qua i soldati. Mamma, chi è lei? Dov'è tuo padre? Lei è Teresa. È un'amica. Ci porterà da papà. Dobbiamo andarcene subito. Quelli dell'N6 sono qui e non penso che le porte di sicurezza riusciranno a trattenerli a lungo. Sto per partorire. Non posso muovermi. Ma sei solo di 30 settimane. Cosa posso fare? Abbiamo un kit d'emergenza con la terbutalina. È nel frigorifero, se riuscite a trovarlo. Io rimango qui con mamma. Quindi dobbiamo andare a prendere anche il kit per farla camminare, perché se no non riesce a camminare. Quindi solo che il frigo ora dove si trovava? Forse era di qua? No, perché da qua ora c'erano i rifornimenti, che questo non era male. Ok, io prendo il fucile a pompa, che è sicuramente più comodo. Sì, comunque doveva essere qua in giro il frigorifero, se non mi ricordo male. Non era tanto lontano. Ecco, forse era qua. Questa è la cella frigorifero, sì. E qui c'era il kit. Ora tipo... Cioè, capite cosa vuol dire? Perché io mi incazzo come una iena? Per questo. Cioè, io col fucile piantato in bocca non lo colpisco e lui invece mi toglie mezza armatura. Queste cose mi mandano in bestia, proprio in totale, mi fanno impazzire. Dalla a me. No. Hai trovato la medicina o no? Dalla a mamma. Non sono un dottore. Spero che funzioni. Sei pronta ad andare? Credo di sì. Non posso correre, quindi dovrete avere pazienza. Esatto. Dobbiamo praticamente farla camminare adesso. E dobbiamo coprirla per tutto il tempo. Quindi lei dobbiamo aspettare che passi. E poi la seguiamo. Ecco qua. Non aiuti una donna incinta. Madonna, ma poi sopravvivono a due colpi di fucile a pompa. Cioè, è incredibile sta cosa. Sparati, tra l'altro, ad una distanza ravvicinata. Questo ovviamente, vabbè, è fatto per una questione di... È fatto per una questione di difficoltà, ovviamente, però... Cioè, ti sparo a un centimetro dalla faccia... Quello sta sparando a tutte le lampadine, così non si vede praticamente la luce. L'altro è ferito. Hanno sparato nelle palle, poverino. Anche se effettivamente credo che l'M16 sia l'arma migliore qua.
per avere una scarica di fuoco più alta. Io uso la 45 perché in realtà è più forte su singolo colpo, però in teoria. Da questa parte, mamma. Ho capito. Il problema è che non la possiamo lasciare neanche troppo indietro, quindi perché c'è il rischio che, ecco, vedete? Cioè, se vi allontanate troppo succede questo. Ecco, noi ci possiamo muovere solo quando si muove lui. Quando si muove lui, allora possiamo andare avanti. Ora qui lei dovrebbe riuscire ad entrare. Allora qua dovrebbero calarsi loro dal tetto. Farò saltare tutto per rallentarli un po'. Infatti. Questa me la ricordavo sta parte. Ma perché le missioni di Teresa sono quelle che mi sono piaciute di più in realtà. Cioè, sembra strano da dire, ma sono quelle che mi sono piaciute di più. Logan, mi senti? Sì, ti ricevo. Gli Octon sono con me, ho bisogno che qualcuno ci venga a prendere. Penso di poterlo fare io. Capito? La voce era diversa, tra l'altro, perché non era la voce di Logan. Gabe ci portò in salvo, ci raggiunse con un elicottero e ci portò via. Capisco. E da quando l'ha aiutata a inscenare la sua morte, lei cosa ha fatto? Ho seguito una donna di nome Mara Aramov. Un agente sovietico? Era collegata all'agenzia, ma non abbiamo mai capito con che legame. Sembrava lavorasse per l'agenzia, per i russi, ma alla fine ci aiutò. Era come se giocasse con noi. Non riesco a capire. È molto brava a far perdere le sue tracce. Ha pensato che fossi morta e non mi ha più cercata. Forse il posto più interessante in cui l'ho vista è stato il suo ufficio. Parlava con lei. Un momento, voi non potete entrare qui, non avete il permesso. Sono agenti inviati dall'ufficio del pubblico ministero, Mr. Adden. Esatto. E qui la situazione adesso inizia a farsi più interessante. Ragazzi, siamo praticamente alla fine. Mancano, se non sbaglio, gli ultimi due livelli addirittura. Quindi siamo quasi alla fine di questo terzo capitolo di Siphon Filter. Però per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.